Filippo, giuro che questa volta di musica non ti chiedo nulla, a meno che tu non voglia parlarne. Però Però scappa sempre. oggi indaghiamo, beh, la musica per esterni, in esterno. Inevitabilmente, certo. Parliamo di esterni. Il tuo progetto ideale, la tua idea di progetto per esterni è una continuazione negli interni o è una cesura netta? Assolutamente. No, assolutamente deve essere un discorso di coerenza e continuità con quanto fatto dentro. In più aggiungo che mi piace molto lavorare sul tema luce in esterno, quindi sia come gestione, controllo, filtro della luce solare, ma anche come in situazione notturna, quindi lavorare con la luce artificiale. Il buio sia l'input per creare progetti molto suggestivi. E per quanto riguarda invece la materia, che è un po' il tuo luogo di indagine spesso, no? Anche negli interni, con questa luce che dilava la pietra, Sì. sui materiali dell'esterno, lavori sempre con materiali naturali o ti piace anche giocare con l'artificiale? No, quando possibile, ovviamente con naturale. Mi viene in mente un progetto di una piccola casa al mare che ho sviluppato l'estate scorsa. Non so se facevi riferimento a quello che forse hai visto, e dove Facebook ormai ho. racconta tutto. Sì, esatto. Beh, quello è il bello però dei social. E praticamente lo stesso muro, la stessa finitura penetra interni e esterni di casa. Fra l'altro è una citazione di un ricordo d'infanzia che avevo di questo posto di mare. E Io quindi scherzando da non architetto la chiamo la sindrome di Mies van der Rohe, no? Quel vabbè, padiglione. E lì praticamente come vuoi interno e esterno, assorbire il boh, fascino? dov'è? Certo. Lo specchio, gli artifici e non l'artificiale? Li utilizzo, sì, anche. Sì, ultimamente soprattutto. Casualmente hai pizzicato, vedrai presto pubblicato un lavoro che fa leva proprio su qualche giochetto di riflessione. Non è che io sia maieutico, siete voi bravi a comunicare il progetto. Senti, per chiudere questa breve chiacchierata, delle parole chiave del tuo progetto per esterno, e qui puoi dar fondo alla tua cultura musicale, se vuoi. No, allora, soprattutto mi piace restituire comunque quel calore che a volte in interni è più facile dare, no? Tramite l'uso dei tessuti, della luce, di un'illuminazione curata. Ecco, cerco di raggiungere lo stesso obiettivo in esterni. Il tutto ovviamente secondo ritmi, tempi, accenti, no? Ed Certo. ecco qui la trasmigrazione dal mondo Le otto musicale. battute del giardino, Esatto, dell'hortus conclusus. esattamente. Senti, per chiudere davvero, se dovessi scegliere tra un progetto d'esterni mediterraneo o nordico, orientale o desertico? Hai visto che bella immagine fuori campo? Allora, Mediterraneo e Nordico mi affascinano tutte e due, mi piace Quindi sei molto. per i meridiani, non per i paralleli. No, è difficile, ma sai, ogni progetto è una storia diversa, è una sfida, no? E quindi no, non ci sono preferenze. Grazie Filippo. Grazie a voi.